Senti, qual è il criterio della scelta di questi testi? Perché quotidianamente, insomma, trovare una bella poesia tutti i giorni, è vero che i poeti sono tanti, oltre che essere vivi, anche troppi, però qual è il criterio in base al quale voi scegli tu, ma se scegli tu ci o scegliete insieme? Ci abbiamo pensato molto. Alla fine, visto che comunque ci saremmo prestati a critiche da ogni parte, ci siamo detti che il criterio più efficace è quello arbitrario, cioè quelle che ci piacciono e soprattutto quelle che pensiamo siano più leggibili da parte di un pubblico che va dagli 11 ai 19 anni. Quindi anche a scapito di non prendere delle poesie rappresentative magari della poetica dell'autore, vogliamo che gli studenti leggano poesie che effettivamente parlino di qualcosa che possa interessare loro. Beh, quindi se ci sono gli insegnanti qua potrebbero, no? Anche infatti, loro usare questo poesia, blog già pronto diventare per leggere follower tutti i giorni su Twitter. Ah. Abbiamo creato I Poeti Sono Vivi su Twitter, la pagina Facebook, il blog, quindi come compito per casa potreste cliccare mi piace. Senti, ma fare cose simili. Questa interazione, no? Tra la poesia che è formalmente comunque ancora pagina scritta e la virtualità, come funziona? Cioè, no, allora, insomma, è molto semplice la cosa. Ci sembra molto più efficace semplicemente dedicare alcuni minuti o prima o dopo o all'inizio, alla fine della lezione a questa pratica quotidiana che non deve diventare una sorta di preghiera laica, insomma, ma deve essere uno spazio che ci si ritaglia all'interno dell'attività e semplicemente leggendo, magari anche senza commento, insomma, solo come un sasso gettato. E poi certi studenti, magari che non parlano mai, sono quelli che ritwittano la poesia, in qualche modo la diffondono e la condividono. Vedi che non se ne esce, alla fine quelli sensibili alla poesia sono gli introversi, cioè, quelli non parlano mai, è così, che ci vuoi comunque fare? qualche volta, insomma, si commenta e si condivide, ma qualche volta è anche bello proprio godere del silenzio. Lasciarla. Sono bellissimi i secondi di silenzio, che è silenzio vero, che seguono la fine della poesia, insomma. Ma non occorre fare, voglio dire, corsi di dizione o di lettura, insomma, la semplicità è sempre la via più efficace. Sì, sul testo, no? Ne parlavamo lo scorso anno proprio, affrontare il testo, senza tutto l'apparato, che poi può servire se uno vuole, certo. Però leggerle queste poesie, certo. Farle vivere, come diceva Porta, anche, no? Lette date... anche perché ai ragazzi, secondo me, uno dei problemi, insomma, delle difficoltà dei nativi digitali è proprio l'incontro col testo, l'incontro con la parola, che sia poesia, che sia il brano del loro testo di storia, insomma, l'incontro col testo, la comprensione del testo, il fermarsi e riflettere sulle parole che ti vengono dette è un aspetto su cui lavorare molto, insomma, e la velocità della comunicazione certo non aiuta in questo senso. La poesia potrebbe servire come altre attività che si propongono a scuola proprio a recuperare questa pratica, la pratica del fermarsi, del riflettere sulle parole. Appunto molto di più che il romanzo, il genere narrativo, insomma, che ti spinge sempre a cercare cosa succede dopo, invece la poesia ti obbliga in qualche modo a fermarti. Senti, se ti sembra che dopo, ora sono passati 5 mesi, 6 mesi dall'inizio di questa esperienza, no? Ci sono dei cambiamenti pratici nella vita di questi ragazzi? Perché ora ti leggo, tu hai smentito questo fatto che sia una preghiera laica, quindi lo rimuoviamo, che è quello che ha detto la preside nell'entusiasmo iniziale. Però ha detto anche scandire il giorno per riflettere di più sulle parole. Ora, questa attenzione alle parole,
Secondo te, o meglio, più che secondo te, proprio nell'esperienza pratica che tu fai con questi ragazzi, cambia in qualche modo le loro relazioni, il loro modo di stare al mondo? Oddio, questo o mi spingo a dire cose non fantascientifiche? Non lo posso dire con certezza. Vero è che ci sono certi miei colleghi che dicono: guarda che gli studenti hanno fatto la classifica della poesia più bella della settimana, del mese, certi commentano la stessa poesia, magari sono commenti molto semplici ma che riflettono un ascolto sincero, vero, e osservando poi la stessa lettura nello scorrere dei giorni e vedendo gli occhi di chi mi ascolta, noto una maggiore attenzione e voglia di comprendere, che non è solo legata strizziamo l'occhiolino, no? Perdiamo 2-3 minuti oggi perché così non fa lezione, ci guardiamo il blog, no? Visto che abbiamo la LIM, computer, il proiettore, possiamo... Voi la leggete direttamente dalla pagina internet? Sì, sì, ecco. Andiamo... Perché quest'anno la mia scuola è anche dotata di schermi, computer, in tutte le classi. Senti, ti chiedono mai di conoscere l'autore di qualcuna delle poesie che magari li colpisce? Allora, di qualcuno io mi permetto di fare magari proprio due brevissime note estemporanee, no? Sulla vita, che so che possono in qualche modo coinvolgerli, dove vive, cosa fa, specie se è un autore giovane, insomma, perché loro sono colpiti dal fatto che ci siano dei poeti. Vabbè, che secondo loro tutto ciò che è oltre i 20 anni, insomma, è vecchio, no? Me lo ricordo. Però sono colpiti dal fatto che un poeta a 30-40 anni scriva, perché loro immaginano che debbano avere la barba bianca. No? Vabbè, ma questo anche noi, perché giovani poeti a 50 anni è lo standard. Ma, direi che il concetto di gioventù è una categoria in Italia, a parte questo. Insomma, sì. E niente. Quindi, insomma, è utile questa, serve a qualche, in qualche cosa serve questa lettura, quantomeno a creare quell'atmosfera di questo silenzio attento che dicevi tu. Sì, certamente. E certe classi hanno anche espresso proprio il desiderio di conoscerli, no? Di parlare con qualche autore, invitarlo. Invitali, ma noi dobbiamo fare, insomma... Su questa scia, insomma, il progetto in sé non si conclude solo con il blog, ma in aprile, no, ti avevo detto, abbiamo invitato un autore, Fabio Pusterla, un incontro pensato innanzitutto per le classi quinte. Vogliamo inserire... Quinte liceo stiamo parlando? Quinte liceo o terze classico, insomma. E, vorremmo inserire l'autore nel programma, quindi nel loro documento del 15 maggio, tra i vari autori ci sarà anche questo. E vorremmo fornire il materiale bibliografico da studiare, da creare un modulo, no? Un'unità di apprendimento seria a tutti gli effetti, così che l'incontro che avverrà il 15 aprile non sia solo una conferenza, ma sia per la prima volta un'esperienza di incontro con un poeta che effettivamente hanno studiato e a cui porre delle domande sulle poesie. Ottimo. Quindi non solo l'ascolto dell'esperienza, del racconto di un poeta che hanno solo letto, ma che è vivo e che possono vedere in carne e ossa, e questa è una bella novità, insomma. Ottimo, sì, siamo fatti. Ma voi anche leggete poesie su carta? Perché noi leggiamo poesie, penso che non funzioni adesso il microfono. Anche noi adesso leggiamo delle poesie che spesso autoprodotte per voi dai bambini. Ah, già, facci leggere qualche. Sì. Lui ha portato 3 testi, se non ricordo male, prodotti da questi ragazzi che sono. Allora. Ok. Allora, volete una più deprimente o una più simpatica? Lascio a voi la scelta. Quella terza. La terza? Sì, quella è d'accordo.
Va bene, allora ve la leggo in francese anche perché non sono un ottimo traduttore, anche se ho tradotto delle poesie. La leggo. Beh, buona a saperci, buona, grazie. Molto cortese. No, comunque nel... perderebbe il gusto delle rime, insomma, se la leggessi. Però poi facciela sentire pure in italiano. Poi la leggo in italiano qui. Allora, vi prego un attimo di silenzio perché è un momento toccante per me. E quindi entriamo nel cliché delle serate di lettura dei poeti che... Ma ti devi mettere sulla cassapanca però. Devo mettermi sulla cassapanca, ce n'è una là. Mettiti in piedi qua. Ok, allora devo fare... No, no. Metto in piedi sul serio. Come vuoi tu, come ti senti meglio? Sei tu l'attore. No, dai. Vabbè. Fai. Vabbè, allora mi metto in piedi, dai. Invitato. Okay. Allora... Veramente un testo molto profondo, seriamente, anche se sembra ironico. Alors, j'ai un chat qui s'est marié avec un rat au Royaume-Uni. J'ai deux souris, l'une vit à Paris chez ma mère et l'autre chez mon père. J'ai un gros singe sauvage qui s'appelle Merlin et sa copine lui fait du maquillage qui s'appelle Romain. J'ai un autre rat qui avait la rage, mais qui est parti en voyage avec un autre chat. C'est très, 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 très dommage. Je lui avais acheté 30 kg de fromage. Allora, vi vedo allibiti e vi capisco. Ok, allora, entro adesso nel vivo di quello che sarebbe il testo, per cui vi prego di restare ben inchiodati sulle sedie. Quindi, avevo un gatto che si è sposato con un ratto nel Regno Unito. Questo, no, è meglio non interrogarsi sul perché. Avevo due topolini, uno vive a Parigi da mia mamma e l'altro da mio papà. Quindi questo fa intuire anche che probabilmente i genitori sono separati. Avevo una grossa scimmia selvaggia. E allora qui c'è un problema perché scimmia in francese si dice al femminile. E nelle intenzioni della bambina che ha scritto la poesia doveva essere una scimmia maschio. Allora, che si chiama Merlino. E la sua ragazza la trucca, per cui vi lascio immaginare la trucca, il maquillage si intende proprio il trucco come il rossetto, il mascara e tutto. E però ha un nome maschile perché si chiama Romana. Vabbè. Quindi, è un momento di confusione. È un momento diciamo. Un po' di confusione, sì. Ma scusami, quanti anni ha questa ragazza? Questa ne ha 12. 12? Avevo un altro ratto, perché sono un po' gli animali, come noi abbiamo il gatto o il cane, loro invece hanno i ratti, sì, non voglio dire che abbiano i ratti in casa, o i topolini. Quindi avevo un ratto che aveva la rabbia, ma che nonostante tutto è partito in viaggio con un gatto. Per cui c'è questa idea della pace perpetua, il gatto che va in viaggio col ratto, che è molto interessante. Ed è molto, è un grande peccato perché avevo comprato al ratto 30 kg di formaggio. Per cui insomma c'è questo finale a sorpresa che riesce sempre a... Adesso questa la potresti mettere sul blog, che mi sembra è la leggenda in classe.